Benvenuti a tutti, diamo inizio un po' agli incontri con i protagonisti che stamattina con il direttore dell'Espresso che ha coordinato un po' le iniziative del gruppo editoriale Espresso Repubblica con Paolo Rumiz, con Nucci, con Francesco Erbani che hanno presentato rispettivamente sia il cammino dell'Appia Antica, poi le iniziative del venerdì di Repubblica sulla Magna Grecia di questo mese di agosto e naturalmente il libro poi di Francesco Erbani di Pompei. Ora, nella sessione pomeridiana, gli incontri con i protagonisti che avremmo voluto fare dinanzi al Tempio di Cerere, ma purtroppo le condizioni non ce l'hanno consentito, sarebbe stato suggestivo e straordinaria la location del Tempio di Cerere per gli incontri con i protagonisti, quindi siamo stati costretti, e vi vedo già numerosi, per questo crescendo che terminerà con Alberto Angela alle 18, preceduto da Susi Bladi, e alle ore 17 dalla professoressa Paola Villani sul tema della dieta mediterranea. Avevamo pensato quest'anno anche di coinvolgere i grandi fotografi per la prima volta alla Borsa Archeologica, visto che soprattutto anche poi i social sono importanti nella comunicazione della società contemporanea. Abbiamo chiesto a due grandi fotografi della Campania di essere presenti, Pino Musi, che dalla nostra terra, dalla Valle del Sarno, ormai vive a Parigi, dove riceve tanta attenzione nelle mostre che porta in giro per il mondo, e Mimmo Iodice, che purtroppo non è con noi perché è influenzato e si scusa tanto, quindi avremo soltanto Pino Musi con la conduzione di Enzo D'Antona, direttore del quotidiano La Città, già caporedattore centrale del quotidiano La Repubblica, che con molta cortesia ha voluto essere presente e qui con noi, e quindi invito i due protagonisti anche perché abbiamo pensato sempre in quella che è poi il contesto sempre della comunicazione quanto è importante la divulgazione attraverso anche il profilo di Instagram, e quindi abbiamo invitato alcuni Instagrammers da tutta Italia, dalla Lombardia, dal Lazio, che sono nostri ospiti e che saluto in sala, dalla Campania, da Napoli, tante altre province italiane, che al termine di questo incontro con Pino Musi si recheranno nel parco archeologico avendo fissato un Instameet, quindi un raduno degli Instagrammers sul tema dei beni culturali. Oggi il soggetto e protagonista saranno i templi dorici della nostra Pestum, e quindi a questo punto vi do buon ascolto ringraziando Enzo D'Antona e il nostro Pino Musi. E allora, buonasera, io sono Enzo D'Antona, sono un giornalista e dirigo La Città di Salerno, il vostro quotidiano. Abbiamo pochissimo tempo, per cui dobbiamo sfruttare al massimo l'occasione di avere qui con noi un grandissimo maestro, poi penso per l'archeologia direi il maestro massimo, il maestro assoluto, che è Pino Musi. Pino, vorrei cominciare la nostra conversazione, che poi è sostanzialmente un'intervista, andando direttamente fuori tema. Allora, io ho cominciato da cronista quando il fotografo era un elemento imprescindibile, cioè noi avevamo bisogno del fotografo, senza fotografo non si faceva nulla. E quindi ho conosciuto tantissimi fotografi, fotografi dei giornali, fotografi di cronaca, e alcuni, e lì ho cominciato a capire che la fotografia è uguale al giornalismo, cioè anche noi abbiamo le inquadrature, abbiamo la luce, no? Ogni giornale è fatto di inquadrature e di luce, anche negli articoli.
E così a poco ho conosciuto tantissimi fotografi e uno in particolare, Sean, tu lo conosci sicuramente, mi disse una volta, noi, lui si occupava di feste religiose, fotografava le feste religiose all'inizio, poi diventò il fotografo di Dolce & Gabbana, per 20 anni ha fatto le foto di Dolce & Gabbana, delle campagne pubblicitarie. Mi disse, quando io ho cominciato a fotografare le feste religiose, queste feste stavano finendo, stavano scomparendo. E noi, diciamo, se queste feste sono sopravvissute e anzi ora sono diventate quasi finte, è grazie a noi fotografi che le abbiamo fotografate. E quindi vado subito adesso in argomento e ti chiedo, ma la stessa cosa la possiamo dire per l'archeologia? Cioè l'archeologia vive perché viene fotografata? Buonasera. Ma vive e muore perché viene fotografata. Nel senso che, diciamo che per anni, tutta un po' l'iconografia legata all'analisi del mondo archeologico è stata piuttosto superficiale. Tranne rari casi, per esempio, mi rifaccio all'edizione Zodiac dell'Abate Surcamp, che fece questo famoso filone legato a tutti i temi dell'archeologia. Lui viveva in Alsazia, su questa collina, e si fotografava, si scriveva e si stampava in heliogravure questa serie. È stato uno dei casi più interessanti. A parte questi rari casi di follia, diciamo, la fotografia è stata sempre relegata a una forma di documentazione piuttosto asettica, nel senso che era una fotografia in qualche modo asservita alle sovrintendenze, nel migliore dei casi, nel peggiore dei casi alle guide turistiche. Peggiore perché? Perché in fin dei conti le guide turistiche erano estremamente fuorvianti di quello che era il senso del luogo e il senso dell'architettura legata all'archeologia, perché davano una visione patinata, con colori improbabili, con inquadrature estremamente piatte e riproduttive, facendo illudere che in qualche modo appunto l'aurea di quei luoghi fosse trasparisse da quelle immagini. In realtà invece è estremamente fuorviante, perché era addirittura negante del senso e della profondità di quei luoghi. Negli anni, quando una certa fotografia, tra virgolette, più autorale, ha cominciato a prendere piede, mi spiace stasera non c'è Mimmo, che invece, a differenza di me, è veramente uno degli esempi più alti di questa lettura, è stato anche uno dei primi a interessarsi in maniera più complessa, più articolata dell'archeologia. Un visionario, un grande visionario, che ha dato delle chiavi di lettura estremamente interessanti di questo, legato a questo tema, soprattutto legato a una certa figurazione delle statue, più che ai luoghi in sé. Ha cominciato a prendere piede, quindi i fotografi sono diventati artefici di una nuova visione di quei luoghi. Sono fotografi americani che hanno cominciato in qualche modo a dare degli strumenti di lettura diversi, a non in qualche maniera attenersi scrupolosamente a quelli che erano i diktat degli archeologi, piuttosto che, ma a cominciare veramente a entrare in quei luoghi, a metabolizzare quei luoghi e a darne una chiave di lettura più composita, fatta di spunti assolutamente più trasversali rispetto a quelli che erano gli input originari. E la mia esperienza è legata a questo, in maniera anche fortuita, perché io, diciamo, circa 6-7 anni fa mi sono sempre interessato di architettura. Da un certo punto in poi della mia vita la mia direzione è stata quella di una lettura dell'architettura, sia quella contemporanea che appunto poi legata ai temi dell'archeologia. Io ho avuto la fortuna di lavorare con un editore, è stato FMR, che a un certo momento ha cambiato rotta, perché per anni un po' anche lui, la sua iconografia era quella di una, come, pulitissima immagine di impostazione riproduttiva fatta ad alto livello professionale. Ecco, a differenza delle guide, le campagne di FMR fino a 6-7 anni fa erano fatte da bravissimi fotografi professionisti, però pur sempre appiattenti di quella che era, a colori, e il colore purtroppo
tranne in quanto non diventa a sua volta un linguaggio, ma invece quando lo usi come pseudo riproduzione diventa un po' improbabile, cioè pensare di riprodurre un mosaico in fotografia è follia. Appunto, a un certo momento si è imposta una nuova direzione, che è quello di dare a alcuni autori italiani, inizialmente, sono stati io, poi Gabriele Basilico, poi Vincenzo Castella, Luca Campigotto, lo stesso Mimmo è stato ingaggiato per un libro sul barocco e Mimmo ha fatto anche un grosso libro sul Canova con Fermere, ci ha dato completamente carta bianca sulla rilettura di questi luoghi. Io ne ho fatti tre, il primo è questo, un bel mattone, che però ha... Casomai puoi cominciare a mandare in loop le immagini. Sì, guardiamo le immagini. Questo qui, diciamo, è un librone che questa produzione, insomma, estremamente limitata, con una qualità di stampa sublime e che è un primo libro legato all'Italia antica, quindi per noi rileggere, che ne so, il Colosseo piuttosto che i Fori, piuttosto che Cerveteri e Pestum è una bella scommessa. Oltretutto in un momento storico della fotografia dove l'input era quello invece di rileggere la periferia, di rileggere tutto quello che è il residuale, confrontarsi invece con questi argomenti provandone a dare chiavi di scrittura e di lettura diversa non è stato per noi semplice. Io ci ho lavorato più di 6-7 mesi continuamente per ogni volume, è stato il primo questo, il secondo sulle chiese, sulle origini della cristianità, il terzo ora che uscirà a dicembre sull'antica Grecia. Diciamo l'impostazione era quella di scegliersi dei segmenti di lettura molto definiti, per me erano lo spazio, le relazioni all'interno dello spazio architettonico dei siti archeologici e provare a dare appunto un senso diverso a quei luoghi. Il secondo, quello sulle chiese, essendo operato una scelta anche dura, anche poco condivisibile, ad esempio ho fatto spegnere tutte le luci artificiali in tutte le chiese e poi con un lavoro che non è un lavoro di imbellettamento da Photoshop, è un lavoro molto, a mio avviso, molto complesso invece di rilettura quasi straziata di quello che ho fatto cancellare tutte le lampade, perché l'unica luce che tu hai è questa infiltrazione di luce naturale che è martellante, che è in tutti questi luoghi, deturpati, fortemente deturpati da una orribile illuminazione artificiale. E ora con l'antica Grecia, per esempio, il tema proprio dell'impianto del territorio, della morfologia del territorio, quindi il fotografo che si ingaggia a darsi un punto di vista. Questa è la condizione fondamentale del fotografo, non è quella di scattare un docoio coio, ma è quella di crearsi, saper dove stare all'interno di uno scenario. Questo è proprio dal punto di vista dell'educazione alla visione il dato portante. Ma a questo punto dobbiamo parlare allora del Photoshop, no? Mi pare indispensabile, cioè nelle tue foto non c'è mai l'elemento umano, non c'è mai la sovrastruttura messa dall'uomo, tu hai scelto di cancellarla, sì, sì. No? Sì, sì, hai fatto un po' un'eresia. Sì, sì, ho fatto un'eresia, forse io credo che Photoshop sia uno strumento straordinario, un software geniale che se usato con parsimonia e con lucidità, sapendo dove fermarti e a cosa ti serve, è uno strumento alla stregua di qualsiasi altro strumento e insomma contribuire a dei risultati particolari. Se usato in maniera selvaggia, effettistica, è micidiale, ma neppure nemmeno la fotografia è sempre stata finzione, dagli albori. Pensiamo, voglio dire, alle origini, i fotografi erano degli alchimisti. Quindi voglio dire, la fotografia non è mai stata, da un certo punto, dagli anni 50 in poi, è diventato questo strano ibrido in cui si è cominciato a illudersi che fosse una sorta di, come dire, in qualche maniera, sempre lì la parola riproduzione, ma non vero, come di un filtro piuttosto chiaro del reale. Ma in realtà la fotografia nasce come un'aberrazione della realtà. Quindi vuol dire, non ho avuto paura di usare, doveva essere un mio viaggio, mi sono cercato degli elementi che mi richiedessero appunto un impegno preciso di senso di quei luoghi e ho usato gli strumenti che mi permettessero di arrivare in maniera molto chiara alla definizione di quello che volevo.
Io Photoshop l'ho usato, se volete vi leggo un passo di dopo di Shan, che su doppio zero scrisse un bell'articolo su questo, questa cosa che feci, che in realtà non scopri facilmente, perché non c'è una dichiarazione esplicitata all'interno delle immagini di questo lavoro di cancellazione, un lavoro piuttosto sottile, però ridà questa sorta di ossessione, di martellamento, in effetti, se segui... Stanno partendo le immagini, ci sono le immagini, come si vedono? Mezza schifezza, mi dispiace perché non insomma, vorrei passarvi il libro a tutti, che è insomma nettamente superiore a come le vedete, però qualcosa intuite insomma, più o meno. E quindi c'era questo lavoro sull'ipermateria, che è un lavoro proprio di impostazione piranesiana. Io volevo sottolineare questa capacità, per esempio, della natura di diventare protettiva sul reperto. Una cosa di cui mi sono accorto viaggiando, che paradossalmente il problema più grosso non è la pietra che cade, o è indubbiamente un problema, lo dico, però in qualche modo la natura, la sterpaglia è protettiva, crea un ulteriore elemento di abbraccio rispetto al reperto, che se vuoi lo protegge in qualche modo, gli ridà un'altra dignità di volume, che chiaramente non è quella originaria, che in qualche modo non si perde. Vedete, ecco, per esempio di Paestum, piuttosto che Pompei, l'impianto, come dire, della struttura architettonica, di tutto, si è mantenuto, cioè non, per ridare in qualche modo il senso del luogo e dello spazio, non è importante che poi le pietre siano cadute, a livello fotografico puoi ridare perfettamente quell'alone e quell'atmosfera. Allora ci sono tutti questi elementi, la protezione della natura, che mi facevano in qualche modo superare l'aggressione del turismo mordi e fuggi, no? Che è la condizione più terrificante in questi luoghi. E quindi alla fine il viaggio è stato molto molto interessante. Io poi sì, dove sono intervenuto, dove non sono intervenuto affatto, però mi serviva per ridare questo ritmo, questa ossessione. Se io lavoravo sul conflitto, se io lavoravo sul tubo innocente buttato a Efeso, piuttosto così, era un lavoro sul conflitto, non era più un lavoro sui meccanismi interni dello spazio, sul potere, sulla storia, era un lavoro sul conflitto. Lo fanno altri meglio di me, Gabriele Basilico l'ha fatto divinamente, ha dato chiaramente questo rapporto fra il contemporaneo a me non interessava questo segmento. Allora il Photoshop non è eretico nella misura in cui ha servito a un senso preciso. Tu hai le foto originali. E che chiaramente non mi fa. Che cosa c'era in queste foto? Tubi innocenti? Persone. Ma non in tutte, c'era di tutto e di più. Cioè, è chiaro che c'era questa aggressione fortissima. La presenza umana è relativa, perché io ho scelto degli orari. Per esempio sul libro sull'antica Grecia io lavoravo dall'alba alle 7:15, alle 7:15 la mattina, prima che tutte le orde, il turismo, le pullman, eccetera, arrivassero. E poi al tramonto. In altri siti, per esempio, ho lavorato anche con luci dure, quelle di mezzogiorno, mi piacciono molto. È un'altra cosa che, per esempio, molti fotografi rinnegano. Io invece, a me piace lavorare anche con luci molto dure e poi stemperare i neri, stemperare i contrasti. Ho lavorato aspettando che le persone uscissero dalla scena. Chiaramente, Efeso, altre situazioni dove c'è il devasto, cioè, lì ho fatto un lavoro di cancellatura sottilissimo, fatto fare poi da dei tecnici molto bravi, stando attento però a non in qualche maniera interferire su quello che era il senso dell'inquadratura. Quello per me era portante, non volevo effettare nulla, avevo bisogno solo di, per ridare questo flusso, di eliminare l'elemento del contraddittorio col contemporaneo, perché nella tensione delle mie immagini non faceva gioco. Certo. Mi pare di capire che qui c'è un pubblico, diciamo, abbastanza esperto di fotografia, o quantomeno molto amante della fotografia tecnica, quindi vorrei che tu ci spiegassi meglio la questione della luce o della luce radente. Te lo chiedo anche perché proprio pochi giorni fa mi è capitata tra le mani una foto, non l'originale chiaramente, una foto di Cartier-Bresson, quindi un maestro della luce, scattata a Salerno nel 1933, cioè quella famosa foto del bambino con il carretto, una foto piena di luce, bellissima. E quindi ci spieghi meglio
l'importanza della luce nella foto archeologica e della luce radente. Sì, allora la luce disegna i materiali, quindi la condizione di fondo è che ogni materiale ha una sua luce, il cemento ha una sua luce, la pietra ha una sua luce, le trasparenze hanno una loro luce, quindi bisogna attendere fondamentalmente. Saper dove stare e attendere sono due condizioni, se vuoi, anti-bressoniane. Bressoni era per l'attimo fuggente, sì. Però poi lui era, come dire, un genio, un talento naturale. Il problema è che ha creato poi questa sorta di input per tutta un'altra serie, sì, che non avevano la sua. E quindi il problema è quando poi tu dai dei codici, diventano a volte pericolosi, perché sai, finché tu sei, insomma, hai un talento innato, chiamalo così, una capacità di, se poi lo dai come diktat e tutti, diventa pericoloso, che il rischio poi di caotizzare il senso di quello che tu hai voluto proporre diventa forte. No, fondamentalmente per le mie immagini, sono immagini fortemente strutturate, di impianto architetturale, l'attesa è fondamentale, cioè io so che per esempio la pietra ha una versatilità più forte di altri materiali rispetto alla luce, anche quando usi il controluce. Poi è come tu lo, nel bianco e nero lo puoi fare, col colore è molto più complesso, perché col colore certe paste, certe materie sono difficilmente riconsegnabili in termini fotografici. Col bianco e nero no, cioè il margine di grumatura, di resa, di iperresa di questi materiali è molto forte. Nel cemento è più complesso. I vetri, per esempio, le trasparenze, la luce solare li uccide la possibilità di rendere la trasparenza. Quindi il trasparente è molto complesso come illuminazione, bisogna usare luci morbide, luci per ridare l'idea della trasparenza dei materiali. Con la pietra, per esempio, io gioco molto anche con la luce di mezzogiorno, con la luce negli interni, che poi è la mia un po' specialità, non so se notate, ma da qua insomma si intuisce. Io col bianco e nero lavoro con luci bassissime, per esempio quelle di Cerveti sono fatte proprio con un lumicino di luce, tutto con la tecnologia digitale, quindi con dorsi molto potenti, eccetera. Hai una, in gergo si dice, latitudine di posa molto, molto ampia, a differenza di quando io continuo a usare la pellicola e non faccio differenze fra, a secondo dei vari tipi di tipologie di lavoro, uso l'uno o l'altro, quindi non ho nessuna preclusione né rispetto all'analogico né rispetto al digitale. Però per esempio il numerico ti dà la possibilità di leggere molto nelle ombre, quindi che ne so, appunto il lumicino di luce che arrivava sottoterra con dorsi digitali molto potenti, tu arrivi a scavare dentro alle ombre, dentro, e quindi a ridare questa, come dire, questa dolcezza un po' di quella luce lì. Che a me piace moltissimo, la grande penombra interrotta è una delle cose che mi piace di più, compensandola. A me non piace l'eccessivo dramma, cioè non piace la sottolineatura del nero e la sottolineatura del bianco, mi piace che anche quando c'è una luce fortemente squilibrata, la fotografia là in qualche modo sia capace di riequilibrarla. E quindi è così, è una questione di sensibilità, è una questione di sapere quali strumenti adoperare. Non esiste uno strumento migliore di un altro, esiste come tu, diciamo, sai capire quello strumento cosa ti può dare fino in fondo. Le palette che ci offre oggi il mondo del, insomma, in qualche modo legato all'immagine, è enormemente straordinario, superiore a quello di qualche tempo fa, e hai più possibilità. Io uso ancora tantissimo la pellicola analogica in grande formato, che è dolce, che ha per esempio la particolarità rispetto alla resa del numero di essere tono dentro tono, tinta dentro tinta, perché è un processo fluido, no? È un processo che mischia le carte, mentre invece il digitale è un processo fatto di un retino, e quindi un processo secco, un processo che non ti potrà mai dare una fluidità, una magia che ti dà il digitale, non c'è verso, non lo farà mai, non ci riuscirà mai, perché sono due codici diversi. Quello che invece è straordinario nel digitale è la capacità, per esempio, di essere in ambienti molto bui e leggere dentro diciamo, le ombre, l'ipermateria, questa ipernitore, che a volte è anche un po' kitsch, però voglio dire, usato bene può funzionare. Però sono due, proprio sono palette diverse, che dipende dalla tipologia di lavoro come usarle. Mm.
a buon'anima. Basilico, se non sbaglio, si occupava di archeologia industriale soprattutto, no? Ha sempre seguito. Ma cos'è? Diciamo che dopo un periodo sociale i fotografi vengono attratti dalle rovine. Sì. E c'è un parallelo tra l'archeologia industriale, l'archeologia, diciamo, storica, sì, e persino le rovine dei terremoti. Perché, sì, no? Tanti fotografi che ho conosciuto poi magari andavano nei luoghi dei terremoti, vabbè, io sono siciliano, li ho visti a Gibellina, no? E non c'è una grande differenza tra fotografare Agrigento, Segesta o Selinunte o le rovine di Gibellina dei terremoti, e penso un po' nemmeno all'archeologia industriale, che magari è praticamente al nord. Diciamo. Io invece sono un po' fai sei forme romantiche, però per cosa, da sempre la rovina ha attratto, ma anche i disegnatori, gli incisori, quello sì. Perché? Perché la rovina crea un terremoto visivo che è estremamente affabulante per un fotografo, per un disegnatore. Il problema è che il rischio di farlo senza una coscienza di fondo, cioè come dire una progettualità che ti permetta di ridare il senso di quello che fai, perché lì la differenza. Io citavo il lavoro di Gabriele. Gabriele ha lavorato per anni sull'idea della città, cioè tutto il suo archivio fotografico è costruito intorno a un'idea ossessiva di ridare il senso della città, quindi dalla profonda periferia alla, e tutto, diciamo, l'interesse non era tanto relativo alla singola foto o appunto queste forme di affabulazioni per le rovine, per tutto quello che è scena, no? Ma la coerenza di scelte di approfondimento che tu lungo, un arco molto lungo della tua carriera riesci ad avere. Cioè fondamentalmente per un fotografo è molto più importante sottrarre idee che averne. Perché è importante andare proprio al nucleo di quello che sei tu e che vuoi proiettare sulla realtà e che la realtà ti può far ritornare indietro. Quindi, come dire, la coerenza è il dato oggi più importante. Non tanto il colpo d'occhio, non tanto la capacità di essere abbagliato da... Quello lo possono fare in tanti, va bene, nel miscuglio diciamo, dell'immagine e del bombardamento che c'è ora, tutto va bene, ma non è quello che un fotografo che si ritiene un operatore cosciente, che in qualche modo vuole aggiungere qualcosa al dibattito sui temi, diciamo, è quella la condizione che lo rende diverso. Senti Pino, noi siamo andati sul tecnico, abbiamo trascurato una cosa, ci racconti un po' la genesi di questo libro e di come tu sei arrivato a farlo. Sì, sì, appunto, questo editore che a un certo punto ha cambiato proprio faccia. E detto, dove sei andato? Raccontaci, sì, un po'. Sì, è un'operazione abbastanza sui generis che ha fatto, diciamo, anche molto... molto osata e atipica a livello internazionale, per quanto lui poi li abbia venduti bene, con anche sistemi opinabili di vendita, però voglio dire, li ha venduti a prezzo altissimo, però ci ha ingaggiato, ci ha fatto lavorare come noi volevamo, ci ha pagato, cosa abbastanza rara di questo periodo, e ci ha permesso di fare il libro come lo volevamo, addirittura nei miei. Io, siccome ho un trip mio un po' particolare da un po' di anni, abbastanza un po' forma masturbatoria, che io realizzo gli impianti, cioè quelli che una volta si chiamano fotolito, no? Ora si chiamano Triton Separation, piuttosto che delle mie immagini, addirittura proprio, come dire, l'impianto di fondo del libro delle mie immagini l'ho fatto io. E l'ho seguito in una stamperia eccezionale, le Marche, è rilegato a Todi da Bruno Superti, che è il Leonardo italiano della rilegatura, insomma, libro che pesa una cifra straordinaria, che se voi lo prendete non si scassa manco se lo apri fino all'ultima pagina e non fa crack come i libri cinesi. No, vabbè, comunque per dire, abbiamo avuto la possibilità, per esempio, loro hanno fatto un'operazione con gli artigiani straordinaria. Bruno Superci è uno che ha lavorato con i grandi musei americani, certamente è tutta gente che è finita nell'oblio, perché non avendo più quelle che negli anni 60-70 erano le grandi forme di sponsorizzazione, o venivano qui a stampare in tutti i più bei, che sai che l'Italia ha avuto questa tradizione straordinaria per i libri,
ce l'ha ancora, ma molti sono falliti, hanno chiuso, eccetera. Diciamo, ha ringaggiato questi artigiani, quindi noi abbiamo avuto un accrescimento straordinario perché noi abbiamo lavorato con loro, quindi è stata veramente una cosa fuori scala. Io diciamo, la serie è ancora in continuo perché i miei primi due libri sono stati fatti appunto sull'Italia antica, sull'origine della cristianità, poi c'è un terzo sull'architettura neoclassica civile fatta da Gabriele Basilico, un quarto fatto da Castella, un quinto fatto da Campigotto, e ora continuerà, ci sarà Vitali, ci saranno altri. E dipende poi da come li vendono, perché certo che se poi non si arrivano a vendere è difficile che si possa continuare nel progetto. Però è un'operazione sui generis che per noi fotografi è stato veramente un momento di crescita molto molto forte. Ma al di là di questo, anche opulenza, cioè il problema non è tanto di avere una forma di mecenatismo, quindi di avere l'editore, perché tu puoi anche farlo in condizioni più minime. Per esempio, se una volta per tutte, parlando così, dalle sovrintendenze piuttosto che dalle situazioni anche più chiaramente che non hanno grandi budget, se si rendessero conto che l'importanza di rilettura di questi luoghi, di dare veramente delle possibilità, cioè di non usare la fotografia sempre in modo strumentale, ma dargli questo respiro che permetta ai luoghi di assurgere a una dignità diversa, diventi importante, anche con piccoli gruppi, con piccoli budget si può dire qualcosa di importante, non c'è bisogno sempre di fare lo show hollywoodiano, si può fare tutto anche con cose, il problema è che non c'è la volontà, cioè il problema di fondo è che non c'è una attenzione, una acutezza di, come dire, quindi una sorta però veramente di tensione profonda tale da giustificare un lavoro in team, un lavoro in gruppo che permetta un approccio del genere. Per cui sempre, che ne so, archeologo che ha bisogno di tot, allora chiama il fotografo che gli fa quella cosa lì, e quindi si perde un po' quelle che sono le possibilità e tutto resta un po' sempre compresso. Certo. Senti, ma volevo chiederti qualcosa sull'uso del drone nella fotografia archeologica, però prima un'altra domanda più urgente, che è questa qui. Tu hai visto molti siti archeologici, ne hai fotografati moltissimi, no? All'estero, sì. In Italia, a Siracusa. Abbastanza, sì. Sì. Quindi io non ti chiedo una classifica, no, una sciocca classifica, però una cosa te la devo chiedere, cioè qual è quello che ti ha suggestionato di più, che ti ha permesso, diciamo, di dispiegare al meglio tutta la tua poetica fotografica? Beh, parecchi, diciamo tantissimi. No, Efeso, anche se Efeso è strano, perché poi Efeso, diciamo, ci sono archeologi straordinari che ne sanno, però mi sembra che Efeso ci sia la mano dell'archeologo, sia molto forte nella ricostruzione di Efeso, però Efeso è molto, molto, molto potente, Pestum è straordinario, Pestum è la morfologia di questo territorio, che è atipico, che è una piana, in realtà tu non puoi dare la dimensione, mai l'addimensionamento di questo luogo, il rapporto con l'intorno, perché essendo una piana non riesci ad alzarti, cosa che invece all'opposto sono riuscito a fare, per esempio a Segesta che è un unico elemento, tu li giri intorno 100 volte, ti muovi su più altezze e un unico elemento cambia continuamente, rapporto col luogo, diventa tu sempre un altro luogo pur rimanendo uguale dentro la sorchettura, straordinaria. Pestum è complicatissimo, Pestum sei sempre in piano, cioè, riuscire a ridare, questa complessità di questa piana è difficilissimo. E poi nelle chiese tantissime, insomma, Trani è straordinario, ma sono tanti luoghi. Il meno intrigante? Certo. Cnosso. Ah sì, e come mai? Io a Cnosso ho sentito, nella mia, ti ripeto, non sono neanche lontanamente, mi permetto di entrare nel merito, dico come fatto epidermico mio, una tensione minore. Mi è sembrato un luogo molto edulcorato, non so perché, forse mi sbaglio, però per cui ho avuto molta difficoltà, tranne in due o tre situazioni, a ridarmi, a saper dove stare. Ero molto spaesato, è una situazione per me molto caotica. Erano tutte piccole quinte, piccole teatrini, queste catenelle, queste cose,
questi colori che non riuscivo bene a definire quanto ci fosse di profondo e quando fosse una ricostruzione. Concettualmente un luogo potenzialmente estremamente interessante, però io non sono riuscito lì a darmi una condizione precisa, una condizione forte. Cosa che Pompei è straordinario, Pompei nella sua follia è eccezionale, cioè Pompei per un fotografo è un continuo spunto, puoi ricavarci mille segmenti di lavoro. A me mi interessava tutto l'impianto della città, il rapporto di tutte queste quinte dall'interno verso l'esterno, l'avete visto, io ho molto questa dimensione della frontalità. La frontalità sembra banale, in realtà è una delle condizioni più difficili per un fotografo, perché è una condizione di distanza quasi regolare, cioè la frontalità esiste quasi in un unico punto, se la vuoi ridare in maniera complessa, se no è solo stare sul fronte. Invece no, la frontalità quando ha bisogno di queste stratificazioni sottili, c'è una foto di Pesto, mi sarete viste, dove c'è un incontro di tutte le colonne, dove tutte sono scoperte, quello è un fronte ricreato, non è un fronte reale. In realtà in fotografia tu puoi ricreare una frontalità anche non stando esattamente sull'asse centrale, ma essendo spostato, e poi ci sono delle macchine che hanno delle forme di decentramento che ti ripristinano quest'asse. Allora, trovarlo, esiste un certo punto, per esempio i siti archeologici, soprattutto quasi un po' a ridosso delle architetture, quasi esiste un unico punto dove scopri in profondità. A volte quel punto, quello stare sul fronte non è stare sul fronte ma è stare decentrato, ma solo in quel punto tu ripristini quest'idea di frontalità. In Pompei per esempio era molto interessante, soprattutto lo sguardo dall'interno verso l'esterno, queste infilate, queste traiettorie che diventavano stranissime con tutti questi elementi. E anche se poi fondamentalmente tutto è rovinato, tu riesci lo stesso ad avere, purché tu ti dia un codice di lettura e un saper dove stare, a ridare lo stesso l'impianto urbano. Non è che per il fatto che manchi qualcosa non riesci a rendere questo senso. Senti, e tu diciamo che sei un innovatore anche abbastanza spregiudicato. Allora, i droni, cioè per la foto tecnica dell'archeologia, no? Quando si fanno gli scavi per le cose, quelle già diciamo è una cosa in uso, però io ti dico, ma i droni hanno un futuro nella foto artistica? Beh, dipende anche lì da come lo si usa. Certo, ti impone un punto di vista, il punto di vista dall'alto, il punto di vista a volo d'uccello, così, è noioso dopo un po', cioè lo puoi utilizzare come interruzione, no? All'interno di un percorso, di una struttura diciamo progressiva di narrazione, lo puoi interessare, puoi utilizzarlo come colpo di scena e lo devi sapere utilizzare, per rischi delle forme di deformazioni forti. Io odio tutto quello che deforme, cioè nel senso la fotografia è una condizione di deformità, ma esiste un'attenzione che ti evita lo sbrodolo, che ti in qualche modo ti frena questa condizione di deformità. Il drone lì vai in rischi grosso. Usato così, ma a me tutto quello che è, per esempio, foto aerea, foto dall'elicottero, cioè, salvo non sono proprio delle campagne in qualche maniera veramente analitiche del tele, che diventano quasi dei disegni, no? Allora lì prendono, spiazzano un po', ti diventano, cioè certe foto dell'aeronautica, per esempio, viste americana degli anni 50, 60, un amico che ha tutta questa collezione di queste immagini fatte, lì diventano un'altra cosa, Però è difficile veramente poterli utilizzare quasi come condizione di fondo per un lavoro. Bisogna considerare solo come una forma di interruzione a un percorso di un'articolazione di inquadrature. Non puoi pensare di utilizzarlo come... Non è un dato fondamentale all'interno di un percorso di lettura di un territorio, a mio avviso. Consentimi un ricordo personale legato a una domanda che con l'archeologia non c'entra sostanzialmente nulla, però... Abbiamo qui un grande fotografo e magari, no, può parlarci anche di altre cose che riguardano la fotografia. Allora, io sono nato all'ora di Palermo ormai oltre 35 anni fa e poi sono stato capo di Repubblica a Palermo per tanti anni. Ero molto amico di Enzo Sellerio. Enzo Sellerio, per chi non lo conoscesse, oltre che essere fondatore della casa editrice Sellerio, era secondo me un grandissimo fotografo.
E niente, insomma, io gli rubavo le fotografie, poi lui mi diceva, ah, questa foto perché le pubblicavo su Repubblica, poi mi tenevo gli originali, no? Ma lui se lo scordava, ogni tanto mi diceva, ma ora basta, mi dovete pagare queste foto. E gli dicevo, Enzo, ma tu mi hai detto che ce le davi gratis, e lui se l'era scordato, e quindi le pubblicavamo gratis a proposito del fatto che i fotografi non vengono pagati. Comunque, poi lui è morto 2 anni fa, insomma, gli ultimi tempi che era a Palermo, mi ha detto, Enzo, ci dobbiamo fare un selfie. E lui mi ha detto, sì, è vero, facciamocelo. Ora, quindi ti voglio chiedere, ma i selfie? Che ne pensi dei selfie? Dal punto di vista della fotografia pura. Carini sono un sistema. Sì. I selfie sono un fatto sì, legato alla vita quotidiana, allo stare insieme. Io adoro anche i social network, insomma, cioè, va benissimo tutto. Cioè, poi oltretutto i selfie sono, se vuoi, una diramazione, se vuoi, più elementare, più carina, più gioviale dell'autoritratto, che è invece un tema straordinario in fotografia. L'autoritratto è un pezzo di storia della fotografia. Il mio lavoro ora, infatti, al di là di questi lavori qui, che sono lavori, se vuoi, in qualche modo di connessioni alte, di lavori interpretativi, questi sono lavori un po' più spinto, più autorale in senso lato, cioè dove io mi impongo dei progetti miei. Ho fatto uno sulle sale operatorie con un libro che si chiama Operating Theater, che sono queste immagini scattate esattamente 5 minuti dopo la fine dell'intervento, quando i corpi sono via dallo scenario della sala operatoria, e 5 minuti prima che gli infermieri li mettono a posto, col tempo solo di un unico scatto sul cavalletto, e dove tu hai questa ripetizione di questo teatro di guerra, dove devi andarti a cercare tutti gli elementi che collegano la scena, dove lì non ho toccato nulla. Io ho lavorato solo con questa luce bellissima, che questa luce che usano i chirurghi, è una luce fotografica straordinaria. E questo è un lavoro legato anche molto alla mia origine, che è legata alla fotografia del teatro, no? Infatti poi operating theater è il termine scientifico inglese delle sale operatorie. La dimensione del teatro è proprio interna, profonda alla stessa proprio chirurgia. E il mio prossimo lavoro, che a differenza di questo vendi 10 copie, ma è la cosa più bella del mondo, è un lavoro che parte da un fotografo inizio secolo, fine 800, inizio secolo 900, si chiama Fred Holland Day, che è uno dei fotografi più controversi della storia della fotografia, che è un omosessuale di una bellezza straordinaria, grande amico di Elvin Langdon Coburn. In quel periodo, per esempio, tu sai che per esempio le ottiche si aberravano, cioè i pittorialisti, i fotografi cosiddetti pittorialisti, che è un termine che non, nella storia della fotografia non si è mai ben chiarito, in realtà deriva da picture e non da rapporto con la pittura, ecco, no? Partivano proprio da un presupposto opposto, che la fotografia fosse una sorta di trasgressione della realtà, quindi imponevano agli ottici, che erano degli straordinari compagni di viaggio, di aberrare le lenti in funzione di quella che era la loro poetica. Questa l'aveva capito Stiglitz, per esempio, che è stata la figura forse più importante e più eversiva della storia della fotografia. Erano capito un giro di fotografi, da cui c'era questo Fred Holland Day. Lui che cosa fa? Ha fatto un'opera, ha fatto tante cose molto belle, ma ha fatto un'opera che è restata una pugnalata nella storia, che si chiama The Seven Words, che è un lavoro sulla Bibbia, su un momento particolare legato alla passione. Lui ha studiato per anni tutte le feste legate alla passione di Cristo nell'Oberammergau vicino Monaco, ha fatto un lavoro analitico strano. Dopodiché lui si è immedesimato, un transfer nella figura del Cristo, e si è fotografato con questa macchina, con questo obiettivo aberrato, che era un Pinkham Smith, con l'aiuto di un amico, in queste 7 pose statiche, con la corona di spine, straordinarie. Ci puoi fare un saggio di... Infatti ci sono tesi intere su questa opera. Si è scattato queste foto, si è stampato le immagini e si è definito, si è chiuso in un mobile, cioè praticamente esiste al Met di New York un mobile che non è molto grande, dove queste 7 immagini sono. Quindi è stato il primo esempio di performer fotografico, di performance, in totale autonomia, cioè lui ha scelto che tipo di riferimento avere. Quindi c'è anche un riferimento preciso alle feste, alle pose della tradizione popolare. Si è
autofotografato, quindi c'è questa forma di transfer anche di questa drammatica dimensione dell'omosessualità. È un lavoro, vi invito ad andarvelo a vedere su internet, sul sito del Metropolitan vi potete scaricare anche le alte risoluzioni e vedere il dettaglio. E poi si è definito, si è chiuso in un'opera chiusa, e io parto da lì per fare tutto un lavoro che poi vedrete. In realtà io rimetto in discussione completamente dal meccanismo dell'autoritratto una parte di storia della fotografia. Cioè per me il pittorialismo è stato uno dei momenti più alti e più eversivi, nonostante la storia della fotografia dica che è il momento invece più mimetico, di maggiore sudditanza della fotografia rispetto ad altri linguaggi, la pittura. Invece in realtà è stato tutt'altro, a mio modesto avviso. Vabbè. Siamo saltati palo in frasca. L'autoritratto ormai si chiama selfie. Va bene, è carissima, è una cosa straordinaria. C'è, diciamo, una contraddizione emotiva in tutto quello di cui stiamo parlando. Qui siamo in una borsa del turismo, quindi una cosa fatta per vendere i siti archeologici e per attrarre un numero sempre maggiore di turisti, che poi sono un po' quello che, diciamo, i tuoi nemici, perché cioè, io sono sicuro che se tu scoprissi da solo un sito archeologico non lo diresti mai a nessuno, no? Lo vorresti salvaguardare. Un po' sì, c'è questa forma, sì. No. Quindi, diciamo. Va benissimo che questi luoghi vengano frequentati, ci mancherebbe altro. E che esiste questa forma lì io percepisco una forma di aggressione, proprio nell'idea di massa dell'invasione dei luoghi. Lì io percepisco l'aggressività maggiore, più per esempio che nel cattivo restauro. Lì io penso che ci sia sempre una forma di difesa, come dicevo prima, dell'architettura rispetto, soprattutto dell'architettura di quel periodo, dove sai la pietra resiste a tutto. L'aggressione invece, il chiasso, cioè questa invasione, è diciamo fisiologicamente forte, no? Cioè, questi ragazzi che si arrampicano, si fanno, poi graffiano su ho visto uno prima che con l'ombrello spiaccicava dentro alla cosa, faceva fare la foto, cioè vedi, tutte queste cose qui sono più irritanti più che... alla fine non succede pressoché nulla, però certo è la cosa più sgradevole, è la cosa che poi psicologicamente per esempio ti dice voglio cancellare, no? E allora uno poi comincia a dire vabbè tiro via quello, cioè come una forma sì. Come dire, di strazio che tu cerchi di mettere. Okay. Va bene, io grazie. Direi che abbiamo concluso. Grazie Enzo D'Antona, veramente straordinaria questa conduzione che appassiona il pubblico, ma anche grazie a Pino Musi. Pino, ti prego fortemente di accompagnare i tuoi appassionati, gli Instagrammers. Ringrazio Fabrizio Barbato subito, perché il parco archeologico poi naturalmente avrà anche le sue chiusure e i suoi orari. Nel frattempo noi abbiamo lanciato un concorso fotografico. La fotografia che su Facebook ha avuto più mi piaci, Daniela Punturiero di Reggio Calabria è stata la vincitrice con una bellissima foto di Selinunte, Castelvetrano, Trapani. Invito Daniela Punturiero a raggiungerci per avere qui la nostra targa ricordo con l'ospitalità che abbiamo messo a disposizione. Allora, se gli Instagrammers cortesemente, ringraziando Fabrizio Barbato e gli Instagrammers di Lombardia, Lazio, Frosinone, Campania, Napoli e così via, e tanti ancora, se con Pino Musi possono velocemente uscire dalla Basilica cortesemente. Pino, cortesemente, se possiamo raggiungere l'uscita della Basilica e diamo inizio ad un altro incontro con i protagonisti. Purtroppo Eva Cantarella non è con noi.